Iniziamo la conferenza stampa di Perfetta Illusione, regia di Pappi Corsicato. E, il film, vi dico subito, uscirà in sala il 15 di dicembre. Alla mia sinistra, al tavolo, ci sono Pappi Corsicato, regista e sceneggiatore. Giuseppe Maggio, Carolina Sala, Margherita Vicario e Francesco Bonami, attori del film. Adesso arriva. Sta arrivando anche Francesco Bonami. Carlo Macchitella, produttore per Monpracem. E Samantha Antonnicola, produttrice per Rai Cinema. Ciao, benvenuta. Allora, in prima fila Pier Giorgio Bellocchio, produttore per Monpracem. Luca Infascelli c'è, co-sceneggiatore, ciao. E Nathalie Cristiani, montatrice. Chi sta arrivando? Il film è una produzione Monpracem con Rai Cinema. L'ho già detto, uscirà il 15 di dicembre e quindi possiamo iniziare. A questo punto invece faccio marcia indietro rispetto alla conferenza precedente. Mi piacerebbe che si iniziasse dalla sala, perché altrimenti io sono costretto a fare delle domande che rimangono nella storia, quindi per evitarmi questa brutta figura mi piacerebbe che qualcuno iniziasse. Se qualcuno alza la mano, altrimenti inizio io, peggio per voi. Allora, inizio io e inizio col regista Pappi Corsicato, benvenuto. Grazie. E io vorrei sapere, domanda appunto epocale, come nasce questo progetto e come, allora, e come l'hai sviluppato e perché, cioè, se sì, ci sono delle ragioni. No, in realtà, salve a tutti, in realtà l'idea è nata da un romanzo di Balzac, che questa è una premessa molto grande, che appunto si chiama Le illusioni perdute, perché c'era un tema in particolare che mi interessava e che penso sia anche molto moderno, molto contemporaneo come tema, cioè quello di una persona, di un ragazzo che crede di avere talento e sfortunatamente o fortunatamente incontra una persona che glielo fa credere e quindi porta avanti questo sogno che però ovviamente ha dei risvolti poco gratificanti e quindi è pronto a tutto pur di arrivare a questo suo obiettivo. E quindi da lì è nata la storia. Poi appunto abbiamo rielaborato con Luca Infascelli e quella è un po' la storia iniziale. E poi anche mi interessava il fatto che quanto l'amore, appunto, quanto l'ambizione e l'amore in alcuni casi, in alcune coppie, va un po' a braccetto e quindi l'uno non vede veramente l'altro e quindi tende a portare l'altra persona dal suo lato e non considera il desiderio dell'altro e qui un po' tutti fanno la stessa cosa, ognuno ha un obiettivo, ognuno tira l'altro al suo, dal suo lato e però è tutto un po' appunto catastrofico alla fine. Adesso sono stato chiaro? Chiarissimo. Date la mano. Chiarissimo. Se i protagonisti del film me lo consentono, mi perdonerete, io vorrei passare subito alla parte produttrice e chiamo in causa Samantha di Rai Cinema. Vorrei sapere come avete accolto questo progetto, se c'è stata bene, una difficoltà. Ecco. E questo mi pare già un buon inizio. Sì. No, non ci sono state quindi difficoltà, c'è stata subito una cosa estremamente fluida e liscia. Se perché vuoi... intanto buongiorno a tutti. Intanto volevamo e abbiamo accolto, ma così molto facilmente, Pappi, che amiamo come regista. Poi in questo film qua già dal soggetto era talmente delineata questi tre personaggi, questi incroci tra di loro con un quarto protagonista che io aggiungerei, che è il destino. È un film che c'ha il destino come i film noir americani degli anni 40 e Pappi poi nella regia l'ha condotto molto elegantemente, molto sapientemente e aggiungerei spassosamente anche, scegliendo questi tre personaggi poi incarnati da attori bravi, belli, come nella tradizione di quel cinema lì. E questa cosa qui, tipo Palla di Vetro,
emergeva dal soggetto e dunque abbiamo detto subito sì. Carlo Macchitella, voi come siete, voi l'avete proposto evidentemente, quindi siete stati il primo gradino? Sì, noi siamo stati il primo gradino, nel senso che quando Pappi, che conosciamo da tantissimi anni, ci ha portato quest'idea, ne siamo rimasti coinvolti, anche perché ci sembrava che fosse un nuovo Pappi, come posso dire. Cioè Pappi ha una storia di regia anomala, nel senso ha dei grandi e anche dei meccanismi up and down nella sua storia, nella sua carriera. Questo ci sembrava un nuovo Pappi, cioè un Pappi diverso, che aveva delle caratteristiche vicine anche al noir, aveva qualcosa che ricordava un certo cinema francese e poi aveva la scommessa di questi tre giovani registi, di questi tre giovani attori belli, giovani e simpatici che si incrociavano e che il destino, appunto, come diceva Samantha, poi era il vero protagonista di questa storia. Ecco, questo ci ha portato a sposare l'idea di Pappi e di Luca e a portarla avanti, sapendo che, insomma, certo, il mercato del cinema sala non è quella cosa che ci può far sperare di avere dei successi travolgenti, però ci sembrava anche giusto non interrompere. Insomma, il 15 dicembre infatti esce contro Avatar e secondo me Cameron è preoccupato, però ecco, ci sembrava anche ingiusto che, per in base al principio della paura che la sala non funzioni, bisogna interrompere. Tanti anni fa, quando ero giovane, si dicevano le emozioni. Ecco, ci dovevamo provare, ci stiamo provando, siamo ottimisti. Ecco, comunque il risultato del film, secondo noi, rispetto a Pappi, nella sua carriera è un momento alto della sua carriera. Questo è quello che noi pensiamo, insomma. Sì. Bene, speriamo che abbia un buon risultato. Ma senz'altro. Si parlava, è arrivato il critico d'arte Francesco Bonami, che inviterei al tavolo, così almeno lo sottoporrò anch'io alle mie domande epocali. Grazie. Intanto si parlava di questi attori giovani e belli, io aggiungerei anche bravi, e quindi io passerei la parola a loro. Comincerei con Margherita Vicario, ma soltanto per un ordine di visione. Come sei stata, quali sono state le tue sensazioni, la tua... Io parto dall'essere una grandissima fan di Pappi Corsicato, perché anche i suoi film precedenti... Io parto da essere una grandissima attrice. Io parto da essere una grandissima attrice, quindi insomma, vedrete con i vostri occhi... No, una grande fan, da spettatrice di Pappi e del suo mondo e del suo immaginario. E in effetti questo film, nonostante abbia un immaginario appunto diverso, è un'altra fase della... insomma, ti trasformi, e questo film ne è la prova, diciamo, si scende dalle righe, come dire, mentre prima si stava sopra, dentro, fuori le righe. È un film che ha un tono diverso, però comunque riesce a essere molto incisivo, e anche come erano scritti sulla carta questi tre personaggi, erano comunque stilizzati con un eco del tuo, insomma, di tutto il cinema che già conoscevo, e io mi sono trovata benissimo. Ho proprio adottato, cioè il regista mi ha adottato, ci siamo adottati a vicenda è stato bello. Più che altro, mentre lo giri, poi non capisci bene che sta succedendo, soprattutto quando il regista ha un'idea così chiara dello stile. E invece a vederlo finito ho detto, cavolo, è riuscito esattamente a raccontare tutto quello che avevo letto nella sceneggiatura. Poi mentre lo fai è sempre un po' turbolento, perché è la natura del film, delle riprese e del set. Però insomma, grazie Pappi. Passo a Carolina Sala, e poi non perché voglia saltare il Giuseppe, ma perché insomma mi sembrava giusto. Sì. Perfetto. Ma come Margherita, è stato bello farsi trasportare in questo mondo di Pappi che riesce a creare con un'idea registica e di recitazione molto precisa, che devi seguire, che ti devi affidare, anche costruire insieme durante le riprese, anche
Ricordavamo prima anche la musica che mettevi durante, quella ti porta anche a contrasto, ti porta dentro, dentro un mondo, dentro una storia da raccontare che va anche a volte oltre un eccessivo realismo, ma cerca di raccontare qualcosa di diverso, che alla fine è un po' anche l'arte. Ecco, i ruoli maschili, qui do la palla a Giuseppe, tu sei un po' una vittima sacrificale di questa, sei la vittima dell'illusione, della perfetta illusione. Beh sì, sono un personaggio, il mio personaggio è un personaggio un po' in balia delle circostanze, nel senso che probabilmente ha un'immagine di sé diversa rispetto a ciò che è realmente, a quello che è il suo talento, le sue capacità, però insegue un sogno che poi invece si tramuterà in illusione e anche in maniera avventata, perché insomma non sarà consapevole di quelle che possono e che saranno le conseguenze delle sue scelte. Metterà in discussione chiaramente la sua vita, il suo percorso, i suoi valori, i suoi affetti anche. Però è anche molto attuale come discorso, perché è ambizioso ed è un personaggio che è il film. Chiaramente, secondo me, rispecchia molto l'idea di oggi. Noi siamo costantemente assaliti dall'immagine di persone che raggiungono i loro obiettivi, realmente o no, perché sui vari social, nel mondo della comunicazione, questo è quello che vediamo. Quindi ognuno di noi in qualche modo si può sentire anche un passo indietro rispetto agli altri. E questa ambizione, questa paura di essere meno ci porta a volte a fare delle scelte sbagliate. Secondo me questo è il caso del personaggio di Tony, che si sente sempre un passo indietro rispetto alla vita e che quindi è disposto anche a scendere a compromessi. E Francesco Bonami, che è il critico d'arte, se riesce, sì, grazie. E in realtà il tuo ruolo è un po' il, diciamo, quello che crea l'illusione, ma è anche quello che poi nel finale, che chiaramente non riveleremo, dà una svolta molto molto importante al film. Ma intanto ho studiato molto bene il personaggio, secondo devo dire che da anni, e secondo devo dire che Pappi ha rimesso in scena perfettamente quel mondo lì, tanto che io a un certo punto mentre recitavo pensavo veramente di essere in mezzo a una manica di rompicoglioni che usavo. In più Pappi fa capire nella storia, non si dice il finale, ma insomma, che la presenza del critico d'arte, famoso o meno, a un'inaugurazione conta quanto il 2 di briscola per il successo dell'artista, che fallisce se non è bravo in ogni caso. Quindi però mi sono divertito molto, spero di non aver fatto una figuraccia come attore, ma insomma... No, per quanto mi riguarda assolutamente no. Quindi, allora, a questo punto do il via alle domande. Se qualcuno ha delle curiosità potete farlo, basta alzare una mano e sarete raggiunti da un microfono. Altrimenti sono costretto a continuare io con le mie, che sono terribili. Vabbè, peggio per voi. Domanda a Pappi Corsicato, allora, da parte mia. In realtà questi tre personaggi, a mio avviso, guardando il film, sono tre personaggi che cercano la loro occasione. Sì. Perché uno in un modo, Giuseppe in un altro, e anche la... diciamo la seconda donna, sì, che entra in scena, sono alla ricerca della loro occasione. Assolutamente. E quindi c'è una situazione ben precisa, cioè una ricerca dell'essere umano, giustamente legittima, certo, certo, a cercare la propria realizzazione. È una domanda. Sì, era una domanda, una considerazione, volevo sapere se nel film c'è anche questo. Infatti, come dicevo prima, secondo me tutti e tre hanno un'ambizione, tutti e tre sono pronti a mettere in discussione l'altro comunque. Lei dice, ho sempre sognato fin da bambina di fare, lei è fissato questo negozio a tutti i costi, quindi manderebbe al diavolo pure lui, cosa che fa, di farmi. E quindi sono tutti e tre molto ambiziosi, tutti e tre, ma ambiziosi nel senso positivo, è giusto che abbiano un desiderio, e ovviamente vanno un po' oltre quello che
diciamo, la relazione poi sentimentale, cioè non considerano più quella parte lì perché appunto magari tradite, perché magari delusi. E quindi sicuramente tutte e tre sono un po', partono alla pari. Parello, diciamo, Tony è quello che forse ha questa abilità artistica, quindi forse è quello più, che è meno concreto magari in questa cosa, come spesso capita, oggi tutti vogliono fare il regista artistico perché sembra un modo facile per poter arrivare al successo, però è anche molto più precario, molto più difficile forse di altri mestieri, che appunto ci si illude con molta facilità. Quindi non mi ricordo più la tua domanda. No, ma secondo me è estremamente esauriente quello che hai detto rispetto a quella che era la mia considerazione, ma io l'avevo avvertito, le mie domande sono queste, perché poi il ruolo sarebbe dall'altra parte, ma non arrivando mi sono sostituito. No, io volevo sapere se la scelta dell'arte, dell'ambiente dell'arte per... Guarda, in realtà, proprio perché ritornando a Balzac, là si parla di uno scrittore che è poco cinematografico ovviamente, mentre invece appunto pensare all'arte, a un artista, a un pittore, ti dà l'idea che è una cosa visiva, una cosa che appunto è per eccellenza, diciamo, no, è la forma espressiva più alta, più artistica comunque... E, anche se poi io la nego, ovviamente non si vedranno mai i quadri dell'artista, del protagonista, proprio perché appunto è anche interessante capire che molte volte l'arte, ognuno ha un proprio punto di vista, chi dice che è bella, chi è brutta, ognuno ha un giudizio, e quindi è anche molto soggettivo come approccio. E quindi mi piaceva questo fatto che, a parte che è difficile oggi rappresentare l'arte, però nello stesso tempo nego quello che ho appena detto. Però mi sembra sembrava una forma appunto meno, cioè più cinematografica, pensare al mondo dell'arte, non a uno scrittore, ma altro tipo di il cinema, il regista, un artista, non è un artista, come dire, mentre invece il pittore per eccellenza è quello che viene definito appunto artista tutto pieno, diciamo. Un'altra domanda sempre al regista, poi magari passerò se qualcuno vuole aggiungere delle cose, se non siamo in estrema libertà, in piena libertà. Ieri mi sembrava di aver sentito in un'intervista che la collocazione, che il film voleva un po' ricordare un periodo tra gli anni 50 e gli anni 60, è stata una mia... Ma perché alla Hollywood Party? A Hollywood Party, sì. No, guarda, in assoluto, io proprio per la mia appunto visione del cinema non amo molto il realismo, proprio nel senso più stretto, lo sapete, questo poi lo è, perché appunto siamo alla Bicocca con delle mostre, appunto con la mostra di Cattelan, piuttosto che in luoghi realistici, anche questa storia, al contrario delle altre, è meno contestualizzato in un luogo o non luogo, però avere dei rimandi a un cinema di altre epoche è una cosa che è proprio la mia passione, ecco. Quindi qua non so quanto ci sia di antico, di 50 forse no, però diciamo c'è una non reale connessione con la realtà, perlomeno nella mia testa, poi non so se la traduco, però... Guardando il film io ho avuto quel tipo di sensazione, quindi proprio una ricerca di cercare di percorrere strade del passato nel racconto, quindi ecco perché poi cercavo conferma perché da un nelle penso tue parole. Che questo tipo non luogo rende il tutto più universale forse, anche meno... appunto non didascalico, mi sfugge il termine, ma un giorno no, nel senso che poi mi piaceva per il fatto che appunto che non sia troppo legato al quotidiano, che mi sembra sempre un po' riduttivo, qualcosa che esca fuori dalla quotidianità. Sì. Domande? Ragazzi, non ce ne sono, tra poco poi partono le fucilate, quindi non capisco se vuole fare una domanda o meno. Sì, no, io perché purtroppo non ho visto il film, quindi esitavo a fare una domanda per questo, però ho una curiosità per Margherita Vicario, perché la conosco come cantautrice, musicista, quindi solo sapere come concilia queste due passioni, insomma, se riprendi adesso a fare anche tour, concerti, so che è andato benissimo il tuo ultimo tour, quindi era solo per sapere come concilia le due cose, è una curiosità mia.
Concilio di Trento, concilio per ora di Torino, di Torino, cercando di assolutamente non mollare le due strade, è una cosa che faccio da sempre, perché ci tengo, mi piace essere a servizio di un regista e raccontare la sua storia, così quanto mi piace raccontare le mie attraverso le canzoni. E concilio nel senso che un film, cioè a uno che se fai un provino per Papi Corsicato e lo vinci e ti prende, poi fai di tutto per organizzarti, quindi concilio con non uno ma due manager, questo è il segreto. E poi no, sto lavorando al prossimo album e di tour ancora non è in vista, perché bisogna avere un po' di tempo, veramente siamo, anche nel mondo della musica c'è una iperproduttività, però per fare le cose un po' che durino, secondo me un po' belle, in cui ti riconosci, c'è bisogno di un po' di tempo, quindi ancora il tour non so quando lo faccio, che l'ho appena finito, però nel frattempo faccio queste cose belle, insomma più progetti di valore possibile. Grazie. Allora a questo punto facciamo un gioco, nel senso facciamo finta che Papi Corsicato non ci ascolti e chiedo agli attori se ci sono stati momenti in cui la situazione era un po' stata critica, ci sono stati momenti di attrito. Carolina Sala come prima e poi Giuseppe. Ah, proprio... vabbè, la curiosità. Io spengo il microfono. No, momenti particolari d'attrito non direi, sicuramente... quello che richiedeva Pappi è un tipo particolare di recitazione che va un po' contro quello che diciamo si usa, la moda recitativa attuale, che va verso un iperrealismo. Questo film va in un senso opposto, quindi delle battute molto, molto più asciutte, che da attore abituato in un certo modo magari ti senti un po' strette, non ti senti molto a tuo agio. In questo forse c'è stata un po' la pazienza e la vista lunga di Pappi a dirigerci verso la sua visione. Ecco. Questo non è poco, Giuseppe sì. Maggio. Inizialmente anch'io ho vissuto un po' di incertezze, perché banalmente Pappi richiedeva a noi e a me un qualcosa e io avevo difficoltà a darglielo. Quando non riesco a fare una cosa mi nervosisco, mi arrabbio. Poi ho capito col tempo, perché ho visto il modo, il taglio che lui ha voluto dare a questo film, le inquadrature, l'idea, l'incisività, e quindi... per forza di cose la recitazione doveva adeguarsi, per questo non era necessario l'iperrealismo, anzi era dannoso al film, alle inquadrature, ai colori del film. E lui è stato molto paziente, perché chiaramente ha atteso che ognuno di noi raggiungesse naturalmente il proprio modo, appunto, però confacente al film. Capito. Ci sono domande? Abbiamo un paio di minuti. Io temo solo a disposizione. Io tutto bene, ma temo solo di essere stata iperrealista, questo è il vero problema. Però poi nel risultato finale, proprio per come hai scelto anche le facce, no? Come dire, il personaggio è anche molto nell'estetica, certo. E non solo nel modo di parlare. Però forse tra i tre sono stata la più realista di tutti, ma è più forte di me. Beh, soprattutto per una scelta che direi che più che molto, molto realistica nel film. Chiaramente non voglio spoilerare nulla. Se non ci sono altre domande... io a questo punto saluterei i nostri ospiti e niente, non si alzano, perfetto, va bene. C'è allora. Un'elettricità nell'aria proprio. Perfetta illusione, regia di Pappi Corsicato in sala dal 15 dicembre. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.